raccolta, sono 50 anni, quindi fin da giovane questo così. Anche da ragazzo io già mettevo da parte le cartoline dei Terni, in particolare la cascata, per esempio, una grossa fetta della collezione era la cascata, perché era quella caratteristica personale che curava di più. Se pensa che sono 590 cartoline di un'immagine che è quella, la cascata è quella. Poi andando avanti sempre, perché mi ha colpito quando durante i bombardamenti sono stato sfollato poco. Al ritorno abbiamo visto Terni come era. Allora piano piano ho seguito tutta la ricostruzione mettendo vicino quello che era e quello che hanno ricostruito. E quindi da lì è nata la cosa. Poi questo perché sono cartoline viaggiate, quindi hanno fatto lo scopo loro, mentre invece le fotografie che ho sono solo personali. Come mai la donazione alla Fondazione Caritas? Perché a noi è venuto a mancare un figlio collezionista. Ma lui faceva in particolar modo gli interi postali, che sono le cartoline con l'immagine francobollo stampato. È venuto a mancare quello, allora abbiamo pensato che in memoria sua poteva essere fatta questa donazione a condizioni che venisse messa a disposizione di tutti.